Buongiorno da Obiettivo News. Oggi 3 aprile è San Riccardo di Cicaser. Oggi è la giornata nazionale della torta margherita, un dolce semplice all'apparenza che potremmo definire un impasto base, adatto quindi ad essere farcito e guarnito per versioni più sofisticate. Nonostante la sua preparazione nasconda insidie tecniche che potrebbero mettere in difficoltà i meno esperti, questo dolce così essenziale evoca ricordi e sapori semplici di un tempo. La storia vuole che questa torta sia nata come dolce delle feste, presente in gran parte del nostro paese, in particolar modo nel centro e nord Italia. Tipico nelle comunità agricole e rurali, era spesso oggetto di scambio o dono in occasione di inviti. La sua preparazione forniva al contempo l'occasione per mostrare abilità e creatività nel suo confezionamento. Il nome deriva dalla somiglianza col fiore della margherita al momento in cui viene tagliato a fette. I petali candidi di zucchero a velo, la corolla gialla e dorata dell'impasto. In origine gli ingredienti non prevedevano né olio né burro, grassi costosi e preziosi che furono inseriti solo successivamente. La buona riuscita del dolce dipendeva da un paziente e meticoloso lavoro di montatura a frusta degli albumi. Nessun elemento lievitante era a disposizione a garantirne la morbidezza. L'olio di gomito ne era il segreto, mescolato all'amore e alla consapevolezza che una torta fosse un piacere raro, meritato e da gustare senza spreco. Oggi è anche la giornata internazionale della mousse al cioccolato. Tra i nati oggi nominiamo Alcide De Gasperi, 1881, e Marlon Brando, 1924. Tra gli scomparsi ricordiamo Cesare Maldini, 2016, e Maurizio Mosca, 2010.